Bondi, Mario Ferruccio Belli, Nuove Ladines, la transmissione che ha inventato Don Lorenzo dell'Andrea, che ringraziamo e salutiamo insieme. E spero che stiate tutti bene, che avete fatto i vaccini, come si usa dire, che la salute, insomma, la sei manco male. Ecco, finché si vedono, sono manco male. In cui parlo di un paese che non mai, non mai che io sappia ricordare, di parlare che è a Pedevos. Parlo di Cibiana. Parlo di Cibiana, la sua popolazione, la sua Ieses, perché anche se dice Cibiana, tutta la memoria di tutti quanti dice, ah, lei Murales, Murales, sai che è stato un periodo in cui era argo veramente unico in provincia di Belù e forse anche in Italia. Oppure chi che dice Cibiana, ah, le Monterite de Mesler, no. Né Monterite né Murales che ha la sua campagna, in cui volevo parlare di Cibiana, ne ho che ne quattro Ieses. Hai detto giusto, quattro Ieses. Cibiana la dei come popolazione 670-700 abitanti, in cui è nota anche parlando di tempi remoti, era sì o no 350-400, eppure la. Quattro Ieses, una che le argo de bel, un'altra le una bella seria, un'altra ancora. Ecco, allora io, in cui invece di parlare di Murales che conosce bello, vi dico: se parla di sua avede Cibiana, algo di altrettanto bel e poco conosciuto, le la Ieses. Ecco, questo qua è il punto. Perché Cibiana la quattro Ieses e perché non è così conosciuta, salvo i Murales, salvo i Monterite lassù. Allora, cominciamo da Monterite. Cibiana, lei nasuda, non so quando, nessuno può dire se le sta ai tempi della cristianità, di Roma, o prima ancora ai tempi del ferro, che è più probabile. E le nasuda, non sulla strada Reggia, e gnocche lei, tutti i paesotti della Val del Boite e pochi che venisse via per la Valle del Piave e poi dopo la Valle del Piave, ma su, sotto al Monte Rite. E allora, argo che non torna, perché fuori di man, come si dice là, e perché con la comunicazione che la dia do da Cibiana, non a Venas come che lei in cui, ma do a Val per una strada che si chiama Charrier. Charrier, mi pare che capì giusto, che era un collegamento delle persone, del bestiame, del fer, eccolo qua la spiegazione. Perché a Cibiana, con tutta probabilità, i primi abitanti idu de là per sfruttare la miniera del fer che le è fora sotto il Dubiea, sulla strada di Charrier, che è la vecchia strada che per 1000 anni, anche prima, non so quanto prima, diciamo 1000 anni, la metteva in comunicazione il Cadore con la borgata di Cibiana che era lassù. A noi che, secondo sempre questi discorsi, non faceva i contadini, perché lassù c'è poca terra, perché la casa che va su, le sei rampegate su intorno, proprio sotto sopra il Monte Rite, sopra le cose, a noi che le argo dei pian poco poco e dopo non le pi. Ma perché? Perché forse gli antenati di Cibiana inaugurava il ferro delle miniere che ha lassù, fuora verso la Dubiea, che è questa miniera. Vabbè, io adesso ho detto un po' la premessa, tanto per capire la roba, ho detto che la strada vecchia si chiamava Charrier, che Canchi ha fatto l'esercito italiano, la crea la fortezza di Monterite, gli ha collegato Venas con Cibiana, ma non perché interessasse chi è Cibiana, ma che interessava di su con i canoni, su, in cima al Monterite. Non vuoi parlare di Monterite né delle guerre, perché no, perché non mi ha mai piaciuto, non vuoi mai parlare. Parlò di pace, anche perché chi di Monterite mi ha fatto proprio nie, nie, nie. Soldi buttati via, dopo per canale, mi ha sparato un colpo che sei un, salvo con chi ha fatto la prova. E poi gli sta via milioni di allora, poveretti che ha fame in tutta l'Italia, fai fortezze che non servì niente. Ma è così.
Allora, diciamo subito, subito, la Iesis. La Iesis, la prima Iesa che è stata fatta a Cibiana, secondo il professor Fabiani, che è quell'autore che vi hai nominato tantotes, la provincia del Belun e il Veneto, gli deve molto al professor Fabiani, per essere stato uno studioso di storia che l'ha riempito un vuoto che lei ha lasciato, il professor Ronzon prima di lui. E Ronzon, anche un altro studioso serio, ma se non era Fabiani a collegare la storia di Ronzon a Pede Nosoutre, che vivono in cui in Cadore e a Pede la diocesi di Belun, non sarebbe stato un vuoto, come che in tante altre poste. Allora, Fabiani parla delle prime chiese e dice che la prima chiesa di Cibiana è stata fatta nel 1304. Ecco, una chiesa, vuol dire che era la popolazione, vuol dire che era appunto come prima vi parlavo, chissà da quanti secoli era la popolazione, magari è ancora, perché parla di una chiesa fatta su, non residui, ma agnò che era già un'altra, di cui non si sa niente. Poi, sullo stesso luogo, durante le guerre di Massimiliano, gli ha fatto, gli ha bruciato la vecchia chiesa e l'ha rifatta. E più avanti ancora, che anche sta nel 1729, cioè sono già più recente, gli ha fatto un nuovo coro, il coro, cioè l'abside, diciamo in italiano, della chiesa di cui, gli ha fatto per ultimo 1729. E gli ha fatto la dedicazione della chiesa a San Lorenzo. Soruale finalmente a noi. Ecco qua San Lorenzo. San Lorenzo è un santo che ha copà, perché lei era fedele alla legione cattolica ai tempi di Diocleziano, e lo ha no copà, lo ha tortura su una gardella de fer, la vedete ai suoi piedi, la gardella de fer, la, proprio diciamo la graticola di San Lorenzo, sto poro santo, l'ha sofferto l'ira di Dio perché pensare che no, se bruciò una mano indietro mi pare di morire dal dolore, ecco, e lui lo ha bruciato letteralmente vivo sulla gardella. Da allora è il patrono di chi che lavora il ferro. Ecco qua che finì il discorso proprio. Chi che lavora il ferro, in qualche maniera, o chi che lavora il fuoco, i pompieri. Allora è il santo dei pompieri, per di nulla, dei faure, di chi che ha officine di ferro. A Cibiana, aendo il ferro, e mo ruà subito a capire, aendo le chiavi, le famose chiavi di Cibiana, che le ergo dei belli, inventate da loro, e anche un piccolo museo, ognuno che le chiavi qua, col suo ferro riferiva anche le chiavi. Vuol dire che ne era una cultura, che ne era degli studiati, degli ingegneri, che faceva questa cosa qua. Allora tornò a vedere San Lorenzo, che lì sulla casa, che lì in piazza, di fianco del municipio e di fianco alla chiesa, che la casa la così, che non vedo solo la San Lorenzo, l'era la canonica della chiesa, che stava fatta la così, proprio la prima chiesa, nel 1304, quindi il pre stava lì e l'ha fatto forse, forse prima della chiesa, l'ha fatto dipingere su San Lorenzo, il nostro protettore. Dunque vede la chiesa, che è una decorosa chiesa, fatta da Segusini, mi pare che abbia capito che sta proprio lì, la fa per primo, questa chiesa parrocchiale. E là inizia due altari molto bei, a dire non avete inizia la chiesa, vedranno l'altare maggiore, molto bello, con la Madonna del Carmine, con due santi, e ha due santi un per parte, e là ancora San Lorenzo, da una parte le San Sebastiano, da una parte San Lorenzo, per ribadire un altro tanto ancora, che è il santo patrono di quella là. Curioso invece la Madonna del Carmine che le dà sull'altare. Magari adesso vedo se un dettaglio ancora più da vicino, se si può. La Madonna del Carmine, lei è una devozione non tanto diffusa in Cadore, in provincia di Belun, non sai perché il professor Fabiani l'ha fatto le chiese del Cadore, non le chiese della provincia di Belluno. E allora io è valito ancora 8 e 8, che ne tante Madonne, diciamo, citate, la Immacolata, la Dolorata, la Difesa, tante Madonne che hanno una sua devozione. Il Carmine, lei è una delle chiese
poco poco, e ha una specie di signorilità, diciamo. Infatti la Madonna del Carmine gli mette sulla testa una corona e da spese anche sul bambino giù, la corona. A noi nasce la sta devozione, secondo chi mi ha detto, che studia anche su Fabiani, dai tempi dei turchi che di occupare la Terra Santa, l'ultimo a resistere sta là, il Carmelo, un monte Carmelo, ogni che sta degli ultimi frati religiosi, da Poleruai, i turchi li ha parati via tutte quante, e si è portato con sé la sua devozione, che era quella della Madonna del Carmelo, Carmine, con la corona in testa, cioè come arco proprio di religioso, civile, nobiltà, importanza delle cose. C'era Iesa là, le due altare biei che magari si vedono insieme, e lei là, ecco, uno di San Lorenzo, di fianco come dicevo prima, e uno di San Sebastiano, che vedono la fotografia là. Poi, in questo tempo occorre, non avevi le altre tre chiese di Fibiana, però la sono staccata parrocchiale che le ha in piazza, che le sempre da Erta, la porta laterale, che l'ha un organista che mi ha dato queste notizie qua, e io voglio anche ringraziarlo, perché anche lui mi dà argo, io ringrazio, che le un da Fibiana, che le. E se chiama Don Avede, c'è che lei, eccolo qua, Santo de Zordo, che è sagrestan, per modo di dire, ma organista da 30 anni della chiesa là. E il cognome seduto di Tibiana, come capì De Zordo, che lei da Tibiana, e la mi ha illustrato la chiesa, e mi ha illustrato anche il collegamento col San Lorenzo, che la c'era su Parapede, a New era la canonica, in cui non è più la canonica là, mi siamo tutti d'accordo col comune, la c'era lei del comune. Ecco, allora torniamo ancora alla nostra chiesa, con la sua, gli altari, che li vedono. Adesso però, dove in avanti ancora? Don Avede, tre iesuole, che le la così, scommissione con una, che mi pare che se è ben capito, anche io guardarla così, una Madonna del Carmine a Masarie, bella, la vedete già dall'esterno, poi don Avede dice se la fotografia lei non la farà bene, le do a Masarie. Tanto per chi che non va su o che vuole di su avere, lì su Parapede del famoso ristorante Taullavi Bos, tanto per dire, anche se lì su da Venasa a Tibiana a sinistra, il primo luogo grande là così, lì sto Taullavi, poi ci vada sotto una casa col volto e si ruota fuori da questa chiesetta qua, che è Masarie, la Madonna del Carmine, con inizia anche un'altra pittura della Madonna della Dolorata, ecco, tanto per vedere la roba. Poi noi faremo un passaggio a Pianezze, avete Pianezze, nel parlare comune, se Maria è piane, ma come che vi ho detto, la casa di Sibiana e le chiese sono sempre come abbarbicate su per la croda del Monte Rite, e magari una casa lei a piede della chiesa, a un ortesello, eccetera. Sta qua invece lei la chiesa di Santo Osvaldo, di Pianezze, lei nasciuta nel 1714, quindi abbastanza anni fa, proprio gli stessi anni che lei era su anche la masiera di Masarie, più o manco, insomma, gli anni del benessere che l'era creata nel Cadore e nel Veneto dalla Repubblica Serenissima, il momento di gloria che era le navi che girava per tutto gli acquari, e le navi fatte di legno, e legno veniva dal Cadore. Cadore e ferro, chi ci lavorava il ferro come Cipiane, chiaramente non era le ciaie da ora, ma chissà quanta roba di ferro che lei su una nave, su una di queste galee veneziane che girava. E soldi che veniva su, soldi vuol dire la vente, noi era da tirare la cinghia perché mangiava la sua orte, ciampe, coltivazione, ma era soldi con cui comprava dopo a Treviso al vin, al formento, al pan, anche la carne, benché casuia esse carne, perché cada nord, il Cadore e tutta la montagna è la Fedes,
la vaces, ma la fede, che era quella che guardava, perché copava da autunno e mangiava fede. Ecco, ho visto due pianeti, e poi infine che ne a Cibiana di sotto un San Nicolò, vedo una vede, eccolo qua, che mi pare che sia questo, dovrà sbagliarmi, ma comunque chi che va su a vede, là. E questo San Nicolò è la pistanza più recente, là un bel affresco sulla facciata che si vede Argo d'Insieme, e lì là, che, insomma, un altro di sante ca. Tre Ieses per un paese di 600 abitanti, nota ieri, addirittura vi farai ridere, ma secondo Fabiani, che tiene uno storico, alla fine del 500, Cibiana aveva 348 anime, capito? 348 anime, poco più di, non sai, di Borcia, ecco per dire, oppure poco più di Borcia, due paesi piccoli. Però, dente che lavorava il ferro delle miniere sue che le lasciò. Ecco che un ciacolà abbastanza, vuoi dire algo altro su Cibiana, perché il fatto di aver avuto questa scelta iniziale, diciamo, ai tempi, forse prima di Cristo, perché il ferro, gli studiosi dicono che l'età del ferro è i 1000 anni prima di Cristo. Normalmente da noi, qua in provincia di Belun, si pensò alle miniere del Fursin, sotto il colle di Santa Lucia, ne parlerò insieme ancora. Grande, perché le sale grandi, ma anche Cibiana. E Cibiana, quando è stata al ferro, è attaccata l'uraio, il ferro, partì, perdute. Sono andato nel campo delle chiavi di Cibiana. Allora, con queste notizie che ho così, ho rivisto un paese che merita di avere, di pure avere i murales, ma di avere anche la Iesis, che se non è qualcuno là sul parapede che vi dà una mano, vai dito un nome prima, che era questo desordo, ma che ne ha anche tanta gente che volentieri si presta da una mano, che aveva portato a vedere. Ma se, comunque è sempre dente chi dice, ah, io da vedere la chiesa, guarda, se vuole venire qua, oppure ma da, per favore mi fa, io vedo questa chiesa qua, inizio perché è bella. Tre chiese piccole e una chiesa parrocchiale a Cibiana. Con questo ho finito anche in cui, alla prossima volta, sani da po', saluti a tutti quanti, in particolare a Don Lorenzo dell'Andrea che mi ha indicato questa trasmissione. Sani da po', Mario Ferruccio Belli.